Ci troviamo al laboratorio di diffrazione di raggi X dell'NFM Lab, laboratorio di materiali fluorurati nanostrutturati. In questo laboratorio si studia la struttura dei cristalli mediante tecniche di diffrazione di raggi X. Vediamo accanto a me un diffrattometro a raggi X per cristallo singolo e tutto il laboratorio è attrezzato con strumenti anche per studiare la struttura di polveri e di proteine. Studiamo come gli atomi e le molecole sono disposti all'interno di un cristallo mediante proprio il pattern di diffrazione dei raggi X che otteniamo da questo strumento. Quindi mediante software e simulazioni ricostruiamo la struttura come proprio se vedessimo gli atomi all'interno di un cristallo. Per determinare la struttura di un cristallo abbiamo bisogno di tre semplici passaggi. Il primo passaggio è la selezione del cristallo dalla vial utilizzando un microscopio ottico a luce polarizzata. Il cristallo selezionato verrà posizionato su una testina goniometrica che successivamente verrà montata sul diffrattometro a raggi X. Il cristallo montato sulla testina goniometrica viene posizionato all'interno dello strumento di diffrazione a raggi X. Un diffrattometro è composto da una sorgente a raggi X, un collimatore, un goniometro dove verrà posizionata la testina goniometrica con il cristallo e un detector. La testina goniometrica con il cristallo viene posizionata tra la sorgente e il detector del nostro diffrattometro. La sorgente viene accesa, i raggi X colpiscono il cristallo dando luogo al pattern di diffrazione. L'unicità di questo strumento risiede nella possibilità di crescere cristalli di soluzioni direttamente sul diffrattometro. Il passaggio dei raggi X attraverso il cristallo fornisce un pattern di diffrazione. L'integrazione dei picchi del pattern di diffrazione permette la ricostruzione della struttura cristallina determinando la posizione degli atomi nelle tre dimensioni. Le proprietà funzionali di un materiale dipendono dalla sua struttura. Determinare quindi la struttura cristallina di un materiale è un prerequisito essenziale per poterne poi ottimizzare le proprietà funzionali. Facciamo due esempi presi da ambiti significativamente diversi. L'assorbimento, la biodisponibilità, la stessa stabilità di un farmaco dipendono dalla sua struttura cristallina. L'aspirina è stata per la prima volta sintetizzata e la sua struttura determinata nell'Ottocento, ma soltanto pochi anni fa si è inequivocabilmente stabilito che l'aspirina esiste con due diverse strutture cristalline. Sono serviti quasi 150 anni per fare questo. Un secondo esempio può essere preso in un ambito completamente diverso, quello di un motore pulito, il motore ad idrogeno. L'idrogeno è un gas esplosivo. La nostra futura macchina di idrogeno immagazzinerà nel suo serbatoio in assoluta sicurezza l'idrogeno attraverso spugne molecolari, le cui proprietà di assorbire questo gas sono state ottimizzate attraverso tecniche cristallografiche.